Ragazzi, allora, buona giornata a tutti, buona mattina a tutti, buon inizio di giornata a tutti. Sono le 6:40 di mattina e chi cazzo ce lo fa fare per la Juventus di Allegri, quindi per l'Allegrentus, ma va bene. Allora, innanzitutto mettete mi piace al video, mi raccomando, per questo servizio che noi vi facciamo alle 4:30 di mattina, iniziamo a guardarci la partita, ci svegliamo. E vabbè, allora. Indicazioni della Juventus di quest'anno di Allegri, della prima partita. Allora, innanzitutto, secondo me è vergognoso, al di là della partita saltata col Barcellona, ma è vergognoso che la prima partita sia un big match, che sia col Barcellona o che sia col Milan. Per me, bisognerebbe tornare quantomeno almeno un paio di settimane a fare una preparazione come si deve, come si faceva una volta, e poi magari la 1 o 2 settimane prima dell'inizio del campionato ti fai una tournée di una settimana in Asia piuttosto che andare in America, secondo me, ma va bene, se devi per forza farti una tournée. Comunque, perché comunque al di là di questo non è tanto il viaggio, perché il viaggio te lo puoi anche fare, cioè tu la tournée, la preparazione te la puoi anche fare in America, ma il problema delle tournée non è il viaggio, il fuso orario, che alla fine stanno 2 settimane, quindi riescono di fatto dopo 3-4 giorni a smaltire questa cosa qua, no? Il fatto è che poi loro fanno ovviamente le serate con gli eventi, le giornate con gli autografi, i film, cioè alla fine la preparazione, la testa sulla preparazione non c'è, c'è poco a fare. Quindi si vocifera che Allegri non fosse contento di questa cosa qui, che volesse una preparazione, ma al di là dell'antipatia che posso vedere, cioè ogni volta che vedevo Allegri inquadrato mi veniva veramente l'orticaria, ok? Ma credo che qualsiasi allenatore non voglia una tournée del genere, ok? Quindi non è Allegri. Sono convinto che Allegri non sia contento, ok? Di questa, delle tournée, di come vengono gestite più che altro le tournée. E credo che le prime partite dovrebbero essere contro squadre locali, squadre di poco conto per fare delle sgambate, perché le prime sgambate non possono essere contro o il Barcellona o contro il Milan, con tutto rispetto, nel senso che non rischi problemi, rischi infortuni perché tu puoi dire quello che vuoi, ma contro un Barcellona, contro un Milan, la gamba non la tiri indietro, la gamba, cioè, comunque ci tieni, ok? E la competitività di un giocatore contro queste squadre qua si fa sentire e quindi rischi di più, c'è poco a fare. E per di più, l'intensità che richiedono queste partite qua è molto più elevata rispetto a una partita contro il Feral Pisalò, faccio un esempio. Vabbè, venendo un attimo alla partita, poche indicazioni perché è la prima partita, quindi non si può dire. Ci sono due indicazioni però, che noi continuiamo a segnare solo su calci piazzati, anche se anche il Milan ha fatto solo gol su calci piazzati, continuiamo a segnare comunque solo su calci piazzati, e che comunque si dice sì, ma c'è un po' più di pressing, ma ragazzi, guardate che l'anno scorso, il primo tempo, a volte, non sempre, ma a volte, raramente, però è successo che il pressing lo si faceva male, non lo si faceva. Ok? Il problema è il secondo tempo che poi crolla. Infatti, il secondo tempo, nonostante abbiamo cambiato 11 undicesimi praticamente, la squadra ha arretrato e si difendeva col 5-3-2. E secondo tempo, secondo me è l'emblema, no? Perché poi cambi tanti giocatori, cambi, metti il giocatore offensivo e quant'altro, tu rimani col 5-3-2. Invece dovresti trovare un altro sistema di gioco, il 4-2-3-1 o il 4-2. Tanto nel secondo tempo di una preparazione, prova qualche altro sistema. No, si è focalizzato ancora sul 5-3-2 perché, ripeto, che me ne vogliate o meno, Kostic è un limite tattico quanto Bremer. Due giocatori, anzi Bremer no, però Kostic sì, Kostic è stato voluto da Allegri l'anno scorso. E tu vuoi un giocatore che ha sempre giocato come quinto, è normale che poi mettendo, diciamo facendo la somma con Bremer, alla fine saresti andato sulla difesa 5 a lungo andare per tutto l'anno. E così è stato. Perché per me gli uomini per giocare con quei 4 ce li aveva, ce li ha dietro. Il problema è che non ha voglia, non è capace di costruire e di organizzare. Io ho visto una Juventus che ha giocato con più intensità del Milan, sicuramente.
Ma il Milan secondo me ha più idee della Juventus, ha dimostrato di avere più idee anche soprattutto sull'iniziazione. Noi invece lanci lunghi, cross, cambi di gioco, ecco l'unica cosa, cambi di gioco, ok? Nel primo tempo ho visto due o tre cambi di gioco che secondo me saranno il punto focale della Juventus di Allegri di quest'anno, cioè i cambi di gioco con Locatelli che va, se riceve palla a destra sposta a sinistra, se riceve palla a sinistra sposta a destra. Cambi di gioco repentini, veloci, veloci, veloci. Quindi questo secondo me sarà un punto chiave del non gioco di Allegri quest'anno. Per il resto si va sulle fasce, si crossa. Delle note positive sono Chiesa, che è in una buona condizione fisica, come vi avevo detto e come vi dicono altri, insomma, e Weah, che comunque ha fatto, però anche Weah è un giocatore che deve partire dietro, cioè alla sgambata, e per questo poi ha giocato tanto come terzino l'anno scorso. E nel secondo tempo, quello che per me ha fatto meglio di tutti gli altri è Özil. Basta, tutti gli altri, Yildiz, vabbè, è la prima partita, però si vede, no? Che comunque è lo scotto dell'esordio, anche se anche per Özil lo era, e per me invece Özil ha fatto molto bene. Abituato anche lui, se non sbaglio, con la difesa 3 under 20, nella next gen, perché mi pare che giochino 3 anche là. Quindi comunque, diciamo, si è integrato. Io spero che non abbiano messo la difesa 3 nella next gen l'anno scorso, perché per continuare anche con la prima squadra, perché sapete bene che io sono per fare un sistema di gioco anche dai 7 giovanili che poi va portato in prima squadra e viceversa. Sì, ma proprio con la difesa 3 bisogna partire con questo concetto, vabbè. E per il resto, vabbè, non mi soffermo tanto sui singoli perché comunque sicuramente qualcosa mi dimentico. Per quanto riguarda noi giocatori, allora, Ealing, Sulè, Yildiz, tutti i giocatori offensivi. Dov'è che hanno giocato? Ealing ha giocato mezzala. Ma allora, non è un discorso di mettere un giocatore mezzala, perché per me Yildiz anche in un 4-2-3-1 può giocarti anche davanti alla difesa. Faccio un esempio, per come la vedo io. Ma non è tanto un discorso di mettere i giocatori fuori ruolo. Perché? Perché anche Guardiola ha abbassato la qualità molte volte, no? De Bruyne al Chelsea e in Germania, se non sbaglio, giocava dietro, cioè giocava trequartista. Poi, man mano, è stato spostato in fase di possesso come trequartista da Guardiola. Ma lui l'ha spostato principalmente, l'ha preso, l'ha messo mezzala al City. Quindi ci può stare, no? Cancelo si dice sempre tutta fascia, che non ho mai fatto tutta fascia. Ok, a parte se non sbaglio nell'Inter di Spalletti, mi pare, però. Per il resto ha sempre giocato da terzino, ma è un giocatore di qualità. E viene spostato dietro. Perché dipende. Se tu sposti un trequartista come e lo sposti a mezzala con Guardiola, la mezzala te la fa nella tre quarti avversaria. Se tu lo sposti con Allegri, Yildiz, faccio un esempio, Willing Junior, lo spostiamo mezzala, lui fa la mezzala nella nostra tre quarti davanti alla difesa nostra. Quella è la differenza, il baricentro. Perché sì, un po' l'hai alzato oggi, sì, ma a sprazzi, come è successo l'anno scorso, e non credo, non vedo perché debba essere diversamente. Cioè, debba essere diverso dall'anno scorso, perché l'anno scorso io mi ricordo Locatelli, Danilo, no? Sì, stiamo cercando di giocare palla a terra, che anche io ci avevo creduto, però cioè, ci volevo credere più che altro che Allegri cambiasse quantomeno questa cosa qui, che secondo me lì c'entrava molto Bianco e non Gianni Bianco. E alla fine dove si è arrivati? Alla difesa 5, a lanciare lungo per Vlahovic, che non sapeva stoppare un pallone, che non sapeva proteggere il pallone, o a lanciare a Milik, o a lanciare a Ken, o andare sugli esterni. Questo era il gioco di Allegri, alla fine. Si è involuto, non si è evoluto, si è involuto. Quindi io non credo e non vedo perché io debba, solo perché è la preparazione, pensare che quest'anno sia diverso. Perché per me non sarà diverso. Tutto lì. Quindi poche indicazioni perché è la prima partita sicuramente di preparazione, quindi è stata più una sgambata e quello che vogliamo. Però l'atteggiamento, secondo me, è questo. Cioè, l'atteggiamento è che il primo pressing, magari timido, lo fai,
Appena salta il primo pressing, ti abbassi, linea 5, 5-3-2, 5-3-1-1. Basta. Questo è. E poi sulle quinto di difesa, healing mezzala, ma mezzala, cioè quinto di difesa con Allegri, mezzala con Allegri, quindi nella nostra metà campo e basta. Così, ragazzi, non. Io non. A me non piacerà mai questo modo di vedere il calcio, perché per me questo non è calcio. Poi pensate come volete. Per il resto, ripeto, non mi soffermo tanto sull'individualità. È stata una partita episodica, perché alla fine sono stati 4 gol su 4 calci piazzati, sia per noi sia per loro, quindi non è che cambi tanto, anche se soprattutto il gol di Lugani per me è più autogol di Cazzola Deviata di Giroud, mi pare. Per il resto, l'organizzazione difensiva, nel senso che qualcosa è andata, qualcosa non è andata. Quello che manca sempre alle squadre della Lega è l'organizzazione offensiva, che si basa sempre sulle giocate individuali, perché alla fine le occasioni che hai avuto su azione le hai avute o tramite cross con Weah che la crossa, con Chiesa che la crossa, con Cambiaso che la crossa, con Kostic che la crossa, o tramite giocata individuale con Chiesa che prende palla, va, rientra e tira, con Yildiz che recupera palla in area di rigore, tira, viene respinto. Sono queste le palle gol che ho, cioè non tramite trame di gioco, no? Qualcuno mi dice con Allegri non le vedrai mai, sono d'accordo. Però questo per me non è calcio. Senza trame di gioco, per me non è calcio. Non può essere calcio. Per me il calcio deve essere fatto per segnare un gol in più dell'avversario. Poi, c'è chi ci sono periodi a partita dove ti difendi sicuramente, ci sono delle partite dove ti difendi sicuramente, ma non può essere incentrata una tua carriera, parlo di Allegri, o una stagione con te sulla panchina della Juventus, sulla fase difensiva e speculativa. Non può essere, non può essere, punto. Per me questo non è calcio. Cani e somorti, questo non è calcio. Niente, fatemi sapere la vostra, perché se l'hai guardata, perché non se l'hai guardata, questo è un po' il riassunto di oggi. Nulla da segnalare di cambiamenti epocali e credo che non ne vedremo. Anche se comunque continuano a dire che in società si aspettano non solo risultati, trofei, ma si aspettano anche un modo di giocare diverso, cosa che per me non avverrà. Quindi, se il destino vuole, vinca o non vinca Allegri, si spera che fra un anno. Ok? Adesso vediamo sto giocatore che sembra abbiano preso. Dove? Dal Valencia, dal Villarreal, non mi ricordo. Vabbè, non lo conosco, non lo conosco. Poi mi informerò. Difensore centrale sinistro. Io ho paura che lo giri in prestito, non dovessero girarlo in prestito, per me farà il vice Alexandro come braccetto di sinistra, perché non passerà la difesa 4, quantomeno nell'immediato no, poi magari più avanti. Tant'è che comunque, e chiudo, il Corriere dello Sport riportava due moduli, il 3-5-1-1 e il piano B che è il 4-3. Ci rendiamo conto che allenatore abbiamo? Perché fosse così, che cazzo di allenatore abbiamo? Cioè, un conto è tu hai il piano A, il 4-3-1, il piano B, il 4-4-2, faccio un esempio, no? E comunque imposti titolari riserve con la difesa 4. Un altro conto è passare da un sistema di gioco a un altro, a uno completamente diverso. Per me questo non significa avere le idee chiare, però. E non significa essere intelligenti, perché qualcuno mi dice, ma questo significa essere intelligenti perché sa adattarsi, no? È una cazzata. Significa non avere un'idea ben precisa, e tant'è che la sua carriera, la carriera di Allegri, da allenatore, è limitata all'Italia e basta. Vabbè, detto questo, ragazzi, vi auguro buona giornata a tutti, buon fine settimana a tutti, dato che oggi è venerdì. Che venerdì! No, vabbè, mi dissocio. E ci vediamo. Oggi dovrò andare in live, adesso vado a dormire un po' e poi vedremo. Oggi c'è anche la live del Tridente, forse. C'è la live forse, mia, alle 18, vedremo un po' tutto forse oggi. E niente, ci vediamo prossimamente, ciao a tutti. E fino al suo addio, sempre e comunque, ciao a tutti.